Cari amici sabbiosi, avete mai sentito parlare di viti di Archimede? Non fatevi trarre in inganno dal nome, non stiamo sicuramente parlando delle viti che necessitano di cacciaviti, bensì di un'eccellente invenzione di Archimede, anche conosciuto con il nome di genio di Siracusa. Quando si pensa ad Archimede, subito il nostro pensiero vola fino all'antica Grecia. Eppure Archimede non è vissuto ad Atene, a Sparta o nelle altre famose città della Grecia attuale. Questo inventore è conosciuto con il nome di genio di Siracusa, città che all'epoca era governata dai greci, ma che oggi è a tutti gli effetti una delle perle della nostra Sicilia. Insomma, è proprio vero che la nostra bella penisola è stata la culla delle migliori menti in campo artistico, culturale, scientifico, tecnologico della storia. Ma torniamo subito alla vita di Archimede e scopriamo insieme di che cosa si tratta. Immaginatevi un cilindro. Ora applichiamo a questo cilindro un ricciolo metallico e realizziamo un bordo che corra lungo tutto il ricciolo metallico. Ecco a voi una vita di Archimede, anche conosciuta con il nome di coclea. Ma a che cosa serve questa invenzione? Andiamo a scoprirlo insieme. Ed ecco a voi, amici sabbiosi, una vera e propria vite di Archimede. Possiamo notarne il cilindro, il ricciolo metallico che corre tutto attorno ed ecco il bordino di cui vi ho parlato poco fa. Vi faccio subito vedere che al di sotto della vite è presente dell'acqua, mentre invece al di sopra possiamo trovare una manovella che, se azionata, è in grado di far girare tutta quanta l'invenzione. Come potete verificare, l'acqua viene portata da un livello inferiore a uno superiore, vincendo ogni tipo di forza di gravità. Ma perché questa invenzione venne ritenuta tanto rivoluzionaria? Andiamo subito a scoprirlo insieme. Immaginate delle colline con dei meravigliosi campi inseminati. Figuratevi ora un fiume che scorre lento ai piedi delle collinette. Quando ancora non esistevano le moderne pompe elettriche, installando una vite di Archimede si poteva portare l'acqua fino alla cima delle colline e irrigare tutte le coltivazioni. Oppure immaginate un'imbarcazione. In caso di burrasca le alte onde avrebbero potuto riempire d'acqua lo scafo e farla affondare. Mettendo in funzione la vite di Archimede, tutta l'acqua sarebbe stata drenata in un istante. Ci sono inoltre dei territori europei in cui le viti di Archimede hanno avuto un'importanza cruciale. Sto parlando dei Paesi Bassi, e cioè le terre olandesi che si trovano per una particolare conformazione geologica al di sotto del livello del mare. Per poter bonificare i terreni dall'acqua e renderli quindi coltivabili, per anni gli abitanti dei Paesi Bassi hanno sfruttato le viti di Archimede. Tuttavia non venivano azionate manualmente, ma con la forza del vento. Ingegnosamente, infatti, gli olandesi costruivano accanto alle viti di Archimede dei mulini a vento con delle grandi pale. La loro rotazione veniva trasmessa con degli ingranaggi alle viti di Archimede, garantendo un intelligente drenaggio senza sforzo. Ingegnoso, non trovate?